Terza edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, perché ieri il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha mietuto due vittime. Sono due marittimi di Giulianova inghiottiti dal mare insieme al motopeschereccio Eliana. I pescatori hanno avuto dei problemi tecnici con le reti incagliate e non sono poi più riusciti a tornare in porto. La procura Teramana che ha aperto un fascicolo di indagine ha disposto l'autopsia sulle vittime che si terrà eh, domani e sarà eseguita dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante inghiottiti dal mare in burrasca a poco meno di due miglia dalla costa. La tempesta che ieri si è abbattuta sul litorale abruzzese ha portato con sé Elia Artone, 64 anni, originario del Gargano, ma da anni residente a Giulianova, e Carlo Mazzi, giuliese, di 53 anni. I due erano pescatori molto esperti, il primo armatore di diverse imbarcazioni, da poco andato in pensione, l'altro figlio d'arte, una vita legata al mare. Il motopeschereccio Eliana, che portava il nome della figlia di Artone, 12 metri di lunghezza, si è trovato al centro di un vero e proprio ciclone, che non ha lasciato scampo agli unici due occupanti dell'imbarcazione. L'allarme è scattato attorno alle 15 quando i familiari di Artone, preoccupati dal peggioramento delle condizioni meteo e dal fatto che non riuscivano più a mettersi in contatto con l'imbarcazione e con i due marittimi, nel frattempo impegnati a disincagliare le reti da pesca a strascico che non consentivano la partenza del motopesca, hanno deciso di chiamare la guardia costiera. Nell'ultimo contatto con i familiari, Artone aveva parlato di problemi tecnici ed è stato alle 13.30, prima che si scatenasse la tempesta perfetta in cui si è trovata Leliana. Attorno alle 15 quindi la macchina dei soccorsi si è messa in moto coordinata dalla sala operativa della capitaneria di Porto di Pescara. Tre le motovedette partite da Giulianova, da Pescara e da San Benedetto del Tronto che hanno affrontato le condizioni avverse del mare Forza 3 e del vento che soffiava a 15 nodi. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un elicottero che in quel momento si trovava a Pescara per fare ritorno alla base di Sarzana in Liguria. Alle 17.45 i peggiori incubi dei familiari che nel frattempo si erano assepati nel porto di Giulianova in attesa di notizie si materializzano con il ritrovamento di alcuni rottami dell'Eliana. È solo il preludio alla tragedia. Il natante era affondato non molto lontano dalla zona dei primi ritrovamenti. Attorno alle 18.30 vengono localizzate le vittime che successivamente sbarcano nel porto di Giulianova. Tra lo sgomento e la disperazione di quanti hanno sperato, fino alla fine, in un epilogo positivo delle ricerche in mare. È dunque giornata di lutto per la Marineria Giuliese che oggi non ha lavorato ed è rimasta a terra all'indomani dell'incidente in cui hanno perso la vita Elia Artone e Carlo Mazzi. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, mentre il sindaco di Giulianova Francesco Mastromaura ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il servizio di Andrea Costantini. Marineria Giuliese in lutto dopo la tragedia in mare nella quale hanno perso la vita l'armatore del pescareccio Eliana, Elia Artone ed il marinaio Carlo Mazzi. Un fatto che ha sconvolto la comunità giuliese. Non è bastata l'esperienza di due persone che conoscevano molto bene il mare. La furia della burrasca, unita ad altre contingenze negative, non hanno lasciato scampo. Siamo affranti da quello che è successo perché certe cose non, non devono succedere a noi. Ci vuole il cuore quando i padri di famiglia che vanno a cambiare in mare per portare a casa per i figli e perdere la vita in quel modo è, è assurdo. Poi lei conosceva bene entrambe le persone? Sono tutte due bravissime persone, grandi lavoratori, eh, lì e Carlo, eh, persone semplici, persone buone, eh, marinai che ci tenevano al lavoro, ci tenevano al mestiere e persone esperte, lì ero esperto. Non è facile neanche capire quelli, quella che è stata la dinamica di questo incidente. Da come ho visto le foto che abbiamo fatto dalla, da riva, da come ho visto il geonavigatore che indica tutti i fenomeni elettrici del, che, arrivo, che stanno per arrivare, l'aperturazione era abbastanza forte. E, secondo il mio punto di vista si sono unite due, due turbulenze che, che si sono unite in una dove. Su quel passaggio logicamente è difficile che, che una barca di piccole dimensioni se la, se, la, se la scampi. Ecco, si è parlato anche del fatto che la rete si sia impigliata nell'elica, questa Questo è un'altra fatalità. Bisogna vederlo, bisogna vederlo. Non... Potrebbe anche essere un problema di, di, di salpamento, perché logicamente non è dire taglio la rete, perché la, la rete è composta da tanti cavi, catene e cose, non puoi tagliare. In quel momento, se, se si blocca il vericello o succede che si rompa un tubo idraulico, il vericello salpa piano, tu sei vincolato, non puoi né tagliare né fare niente. Squeo di Federpesca pone anche l'attenzione sui cambiamenti climatici e sull'inasprimento di alcuni fenomeni atmosferici che si sono registrati negli ultimi anni. Sicuramente il clima è cambiato e noi che andiamo in mare bisogna, bisogna valutare questo. Queste cose. Bisogna guardare bene, bisogna scappare a terra quando accadono questi fenomeni, perché nel seno di questi fenomeni ci sono molte attività elettriche, fulmini, e questo potrebbe essere anche, secondo i vecchi marinai, che potrebbe essere, potrebbe essere anche una causa, un fulmine a bordo. Cordoglio è stato espresso anche dai rappresentanti delle istituzioni. Ieri sera il primo cittadino di Giulianova Francesco Mastro Mauro ha diffuso una nota nell'esprimere ai familiari dei due marinai deceduti, a nome personale dell'intera amministrazione comunale, il profondo cordoglio e la vicinanza. Il sindaco ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. Stamani su Facebook anche le parole del presidente della Regione Luciano D'Alfonso: "Mi addolora sapere che ieri due marinai giuliesi sono stati travolti dalla degli elementi che li ha strappati all'affetto dei loro cari. Rivolgo alle loro famiglie le condoglianze mie e di tutti gli Abruzzesi. E adesso cambiamo argomento, andiamo all'Aquila per l'inchiesta a post-sisma. A breve arriverà l'avviso di conclusione. Delle indagini. Gli interrogatori del GIP e del PM sono conclusi. I carabinieri del nucleo operativo vanno invece avanti con quelli degli indagati. Secondo la procura, le prove emerse sarebbero chiare. Il servizio di Daniela Rosone. A breve arriverà la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dell'inchiesta. L'importante è partecipare, l'ennesima sulla ricostruzione post terremoto. Gli interrogatori sono stati velocissimi e il GIP Gargarella con il PM titolare dell'inchiesta, la dottoressa Picardi, hanno ascoltato in tempi rapidi 8 delle 15 persone che hanno avuto le misure cautelari. Gli altri 7 sono stati sentiti invece in rogatoria. Per quanto riguarda invece gli indagati, sono i carabinieri del nucleo operativo a portare avanti gli interrogatori. Da parte della Procura, dunque, sembrerebbe esserci un'accelerazione dovuta al fatto che le prove emerse finora sembrerebbero abbastanza chiare. E quando si parla di prove, ci si riferisce alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle foto e ai video che avrebbero verificato redazione di denaro e il conseguente sistema corruttivo. Oltre agli interrogati della prima giornata, sono stati ascoltati fra cassa della fracassa SRL di Teramo e Alessandra Del Cane, la professionista, sempre di Teramo, che ha avuto l'interdizione del lavoro. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre ha riaspinto completamente tutte le accuse Mauro Lancia, contitolare della Lancia SRL di Pergola. Al centro dell'inchiesta, lo ricordiamo, ci sono gli appalti pubblici della ricostruzione post terremoto 2009, anche prestigiosi, in alcuni casi gestiti dal MIBAC, con ad esempio quello del teatro comunale, secondo l'accusa appalti gestiti in maniera assolutamente clientelare, attribuendo a parenti e amici incarichi professionali, alcuni su scelta dell'amministrazione pubblica, altri suggerendo i nomi alle ditte che svolgevano invece i lavori. Alcune ditte si sarebbero così garantite l'assegnazione di gare d'appalto con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dopo il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sull'assestamento di bilancio, annuncia una spending review senza pietà per rendite di posizione a fini elettorali, in vista anche un cambio di rotta su Teate Servizi. Vediamo. Non avrò pietà per nessuno e per nessuna rendita di posizione di consiglieri o assessori. Il sindaco di Chieti risponde così con un messaggio interno alla sua maggioranza al parere non favorevole all'assestamento di bilancio da parte del collegio dei revisori dei conti che pure aveva dato parere favorevole sia al bilancio di previsione che a quello consuntivo. I conti stanno migliorando, dice Di Primio. Abbiamo fatto un lavoro di riordino importante che darà i suoi frutti in futuro. L'amministrazione non può solo essere un discorso Ragionieristico, si difende il primo cittadino, perché se è un dovere non far fallire il comune, d'altro canto la città deve rimanere viva. Uno scenario, continua il sindaco, di cui i revisori non sembrano tenere conto, pur apprezzando il lavoro svolto sui conti dell'ente. Tra le criticità individuate e i debiti fuori bilancio che riguardano vertenze con il personale e lavori pubblici, legge emergenza neve. Qui di Primio attacca D'Alfonso Alfonso che ha promesso soldi che non sono mai arrivati e che il Comune ha dovuto anticipare per riparare i danni di quest'inverno. Fondi, dice già coperti in bilancio. C'è poi il capitolo legato agli equilibri di cassa. Qui di primio chiama in causa. Teate Servizi e la sua gestione non riscuote i tributi dovuti ma i cittadini non pagano le tasse. Teate Servizi continua di primio deve fare quello che può fare e che sia economicamente sostenibile. In vista un cambio di gestione probabilmente uno sdoppiamento della riscossione tributi con quella coattiva in capo ad un altro ente che abbia maggiori strumenti normativi per riscuotere il dovuto. Comunque i rilievi sebbene non trovino d'accordo l'amministrazione comunale vengono accettati come uno stimolo a fare meglio e di più e ad intervenire con decisione sulla revisione della spesa. Abbiamo intenzione di costituire un organismo coordinato dal segretario comunale che dovrà rivedere tutta la spesa del Comune, tutti i servizi, le utenze, i contratti di servizi con le nostre società. Abbiamo intenzione di eh, internalizzare alcuni servizi che oggi sono resi eh, all'esterno per far sì che il Comune possa avere eh, flussi di cassa immediati, a differenza di quello che succede oggi, dove addirittura abbiamo sofferenze perché non ci viene riversato quanto è dovuto al, al Comune. Abbiamo intenzione di eh, potenziare il controllo analogo dell'ente fare in modo che ci sia una fluidità tra le notizie che vengono da, dal Comune e quelle che devono arrivare al Comune dalle partecipate. Abbiamo anche eh, puntato l'attenzione su una serie di razionalizzazioni che vanno dalle locazioni eh, non passive perché non abbiamo molte, ma abbiamo tante locazioni invece attive, cioè dove il Comune eh, fitta dei locali e ci sono prezzi che non sono più di, eh, di mercato, così come abbiamo dei servizi che oggi costano oggettivamente troppo ai cittadini di Chieti, alle casse del Comune e che meritano di essere esternalizzati perché attraverso Verso il mercato libero abbiamo possibilità di abbatterne i costi. Via libera la procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dell'immobile di Via Ciafarda sede dell'asilo nido di San Giovanni Teatino che vedete in foto. L'avviso è stato pubblicato in questi giorni e l'apertura delle buste è fissata per le 9:30 di giovedì 10 agosto. Con questo atto si mette fine a tutta una serie di polemiche spesso costruite ad arte che hanno alimentato una situazione già di per sé dolorosa. Eh, parte di questa amministrazione dichiara il sindaco Luciano Marinucci ha visto nascere il nido due Comunque umanamente quanto ci si appresta a fare è una sconfitta per tutti. Tuttavia, i tagli operati dal governo e le leggi, come il testo Madia, non ci permettono di fare diversamente. L'immobile posto in concessione già adibito a servizio di asilo nido della SGT. Multiservizi, società in-house del Comune per 120 poste. 80 bambini sono stati gli iscritti nell'ultimo anno educativo con l'impiego di una coordinatrice, 14 educatrici e 3 addetti ai servizi accessori. Tutti dipendenti della società in-house del Comune. Il contratto di concessione avrà durata di 4 anni educativi con decorrenza. 1 settembre 2017 fino al 31 luglio 2021 il concessionario dovrà versare un canone annuo di 18.000 euro. Torniamo all'Aquila per parlare di progetto case, su un sito di annunci infatti si scopre che c'è chi subaffitta stanze negli appartamenti proprio del progetto case, un fatto gravissimo sul quale il comune dell'Aquila è invitato a prendere una posizione e a fare maggiori controlli. E così, nell'era del progetto Case, accade pure che ti ritrovi sul sito per annunci subito.it quello del subaffitto di una stanza al progetto Case di Sassa. A scovare la questione è stato il periodico L'editoriale che a firma di Alessandra Cococcetta mette in luce la questione. 250 euro, chiedere di Maria. Questo sta scritto sull'annuncio. C'è da chiedersi a questo punto come voglia intervenire il comune dell'Aquila e il settore con la sua dirigente di riferimento Enrica De Paulis. Ma il fatto resta comunque gravissimo e probabilmente, come questo caso, ce ne sono altri rimasti per ora sommersi. Insomma, c'è chi subaffitta di questi tempi alloggi che dovrebbero invece essere usati solo per la mera emergenza. La domanda è chi dovrebbe controllare tutto? E questo accade dopo che la Corte dei Conti ha da poco assolto la vecchia amministrazione sulla mala gestione dei conti del progetto Case. E sul progetto Case se ne sentono tante. Chiuserebbe gli appartamenti per la prostituzione, ora esce la strada dei subaffitti. Certo che controlli mirati non guasterebbero, considerando che esistono persone che realmente invece hanno bisogno di questi alloggi. Dal sindaco Biondi ora ci si aspetta una presa di posizione, dalla procura pure, per accertare chi è questa signora che affitta una stanza a 250 euro a Sassa in alloggi che servirebbero invece per l'emergenza. Dopo 23 anni è tornato in superficie il Cristo degli Abissi. La statua bronzea cesellata dallo scultore lancianese Vito Pancella riemerge dal mare di Rocca San Giovanni per il restauro a cura dei sub dell'Orsa minore. Sarà di nuovo in abissata il 5 agosto. È tornata in superficie dopo 23 anni la statua del Cristo degli Abissi, la famosa scultura dell'artista Vito Pancella, posta su una base di cemento a circa 6 metri di profondità il 7 agosto del 1994 dall'associazione subacquea Orsa Minore Lanciano nei fondali di Rocca San Giovanni. Proprio i sub di una delle associazioni più intraprendenti e competenti d'Abruzzo si sono sempre occupati della manutenzione, della pulizia e della sorveglianza della statua. Che però, dopo oltre cinque lustri, aveva bisogno di manutenzione straordinaria. Un trattamento speciale per il bronzo consentirà poi di immergere nuovamente il Cristo nell'ambiente a lui più congeniale, a protezione dei pescatori e di tutti coloro che vanno per mare. All'imbocco del piccolo porticciolo sulla murata sud è posizionata una copia della statua, sempre a protezione dei pescatori e dei devoti. La statua sarà esposta nel municipio di Rocca San Giovanni dal 29 luglio al prossimo 5 agosto, un sabato, quando come la tradizione ci sarà la messa e la suggestiva fiaccolata in mare organizzata in località Porticciolo nella frazione di Vallevò. Quest'anno la statua sarà portata in processione nuovamente inabissata dagli esperti sub dell'Orsa Minore, quest'anno ai 30 anni di attività. Adesso una notizia che ci riguarda da vicino perché per il quinto anno consecutivo il nostro telegiornale, il TG6, si è aggiudicato il premio Simpatia Montis Silvani, ideato dal giornalista Pino Costa, un riconoscimento a Enrico Rocchi, storica voce del Pescara e conduttore della eh, nostra trasmissione Replay. Ieri sera la cerimonia di premiazione proprio a Montesilvano ha ritirato il premio per il nostro telegiornale, il direttore generale Mauro Di Pietro, il servizio di Paolo Sinibali. Il direttore di TV6, Mauro Di Pietro, Beh, essere premiati come telegiornale d'eccellenza in Abruzzo direi che non è un premio secondario perché il TG rimane un po' il fiore all'occhiello delle televisioni. Noi innanzitutto questo premio lo prendiamo dopo tre anni di seguito e quindi per tre anni abbiamo quindi dimostrato un standard qualitativo del nostro telegiornale che evidentemente ci premia ma che viene apprezzato da questa giuria popolare e che quindi... È un riconoscimento per lo sforzo quotidiano e il lavoro che fa la redazione che è impegnata veramente sul fronte del telegiornale in maniera molto, molto eh, concentrata. Quindi è un, penso che sia il giusto riconoscimento per gli sforzi che ogni giorno i ragazzi fanno in redazione. Ma TV6 negli anni si è sempre resa protagonista per essere innovativa anche nelle idee, giovane, innovativa, professionale e propositiva, questa potrebbe essere la sintesi. Siamo stati i primi per esempio ad introdurre eh, la lettura dei quotidiani con un sistema innovativo, prima usavamo l'iPad e invece adesso da due mh, giorni abbiamo avviato questo nuovo eh, sistema con un touchscreen eh, di ultima generazione. Eh, abbiamo le previsioni di meteo con eh, il green screen, che ci consente con il meteorologo in studio di fare delle previsioni con le mappe. Eh, diciamo che TV6 sotto questo aspetto è veramente all'avanguardia. Flash per chiudere, se ci può dare il direttore qualche anticipazione, magari qualche chicca per la stagione prossima che ormai si sta per riaprire. Beh, la stagione prossima sicuramente il Grosso del Palinsesto è impegnato ed occupato e ci dà dei grossi risultati perché seguiamo in maniera eh, diciamo puntuale lo sport. Quindi sicuramente confermeremo l'impegno per la Pescara Calcio, per la Lega Pro con il Teramo e eh, sicuramente daremo un grande spazio al campionato di Lega eh, Dilettanti. Di se poi consideriamo che da sempre TV6 è la televisione di riferimento per quanto riguarda anche gli sport minori con la Wisp, eh, diciamo che eh, TV6 ecco, sotto questo aspetto mh, è veramente la televisione dove lo sport è protagonista. Cambiamo argomento, adesso ha presa la notizia che la Federazione della Caccia Provinciale di Chieti organizza per il 29 e 30 luglio la festa del cacciatore con ospite Paolo Pennacchini, presidente di FAN BPO, il Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai. Del Paleartico Occidentale, il delegato regionale della Federazione Italiana della Caccia sulla specie Scolopax rusticola, Francesco Petrella, esprime dissenso nei confronti della condotta della Federazione di Chieti. Pennacchini dice: Petrella, nel suo ruolo di presidente FAN-BPO, infatti ha sempre espresso posizioni contrarie all'indirizzo gestionale della Federazione della Caccia d'Abruzzo. Non posso che essere pertanto meravigliato dell'iniziativa di come ospite alla festa della caccia. Si è aperta ieri sera e si protrarrà fino a domenica prossima la quindicesima edizione della sagra della trebbiatura in località Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Proprio domenica pomeriggio il momento clou della manifestazione con la rievocazione della trebbiatura, il servizio di pubblico Video. Quindicesima Sagra della Trebbiatura, a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, eh, Sagra della Trebbiatura che ogni sera avremo uno spettacolo musicale con eh, Angelo Carestia, eh, Vincenzo Pela, troviamo anche Roppo Po, c'è musica per giovani, eh, le nostre specialità sono gli spaghetti della Trebbiatura, poi abbiamo Pecola alla Callara. Eh, abbiamo anche arrosticini, salsicce, formaggio fritto. È eh, un'associazione che è composta da 40 persone che da, volontariamente partecipano a questo evento. Eh, ad altri eventi che durante l'anno facciamo, come la castagnata o gite sociali. Tutto è nato 25 anni fa con eh, la prima rievocazione della trebbiatura. Poi nel corso degli anni abbiamo aggiunto anche la sagra, infatti domenica avremo la, al mattino il raduno dei trattori d'epoca e nel pomeriggio avremo la rievocazione della trebbiatura dove saranno offerti i biscotti specifici della trebbiatura con vino omaggio a tutti gli intervenuti, vi aspettiamo numerosi. Apriamo adesso la pagina di sport. Il Pescara ha chiuso la prima parte del ritiro precampionato di Rivisondoli con l'amichevole ieri pomeriggio vinta per 3 a 1 sul Teramo. I biancazzurri di Zeman torneranno a sudare sabato prossimo a Palena. Buone indicazioni anche per i biancorossi di Antonino Asta che con i titolari ha tenuto testa agli avversari nel primo tempo per poi cedere nella ripresa. Venerdì prossimo per il Teramo testa Rivisondoli contro la Fidelisandria. Vediamo il servizio della partita di Andrea Costantini e poi le parole dei due tecnici Zeman e Asta. È finito 3-1 per il Pescara, il primo test probante stagionale per i biancazzurri di Zeman e il Teramo, al De Marzi di Avezzano, il cui manto regge alle piogge delle ore antecedenti il match. Un test che chiude la prima parte del ritiro estivo del Delfino, coi giocatori che ora si godranno tre giorni di assoluto riposo prima di riprendere la preparazione sabato prossimo a Palena. La rosa extra large non è facile da gestire e Zeman lascia fuori svariati elementi, tra cui Ganze e Latte Latte e gli acciaccati Zampano, Bob. E Fornasier. Bene il baby dell'Icari al fianco di Perrotta, Capone e del Sole in appoggio di Pettinari, il quale dopo appena due minuti sblocca il risultato, incornando da corta distanza il cross di Mazzotta. Il teramo del primo tempo è nella versione titolare, con un 4-3-2-1 corto e compatto, nel quale i brevi linee De Grazia e Fratangelo si fanno apprezzare. Alla mezz'ora Turli incorna alto, al 38esimo del Sole impegna severamente Calore che poi dice no anche a Pettinari. Al quarantesimo il Teramo impatta con il pregevole tocco sotto di Fratangelo il quale batte Fiorillo in uscita dopo aver eluso la trappola del fuorigioco. La girandola dei cambi della ripresa agevole il Pescara che ha buone risposte in particolare da Benali e Colibali. Il Teramo pieno di giovani perde un po' di consistenza e il Pescara ne approfitta per l'1-2 che definisce il risultato. Al settimo Coda di testa sfrutta il Cross di Crescenzi e batte Lewandowski. Passano dieci minuti e Mazzotta sforna il secondo assist di giornata per il sinistro forte e preciso di Benalì, impiegato a sinistra nel tridente con Nicastro e Mancuso. faut si mette in evidenza sulla conclusione di Paolucci, il il Pescara il qualche altra opportunità il arrotondare il risultato. il promosso il teramo del primo tempo, in attesa di ulteriori innesti per completare l'organico. Venerdì il faut il prossimo test con la faut il 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 il boemo nel topo il E se il mercato in uscita non dovesse portare novità, non si Solo da escludere defezioni eccellenti dalla lista dei convocati per la seconda parte del ritiro nel centro del Sanguentino. Impressioni discrete nel senso che questa squadra ha lavorato ha lavorato tanto, mi rendo conto che trascinano le gambe e quindi è, per me è normale, loro forse non erano abituati, quindi in queste condizioni a me serviva più per vedere se riescono a fare movimenti, due o tre movimenti che ci chiedo io. Non lo so, io vorrei andare in 28. Eh, e, e gli altri, diciamo, puoi anche lasciarli a casa. Si possono allenare con, a parte o, o a poggio. Ma è purtroppo, io intanto da, da Juventus non voglio parlare più, perché quando ne parlo bene non esce, quando ne parlo che poi non ne parlo io, ma sono, sono affermazioni di giornalista che, che ha fatto lui e poi cas casco io, quindi io da Juventus non parlo più. Ma sorpresa no, io penso che a parte che molti ragazzi che sono arrivati per me tecnicamente sono validi, poi ripeto, con il lavoro che abbiamo fatto è difficile esprimere tutte le qualità, però io penso che cresceranno, poi i vecchi li conosco, penso che anche loro conoscono me, e dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, però non voglio fare i nomi e i cognomi, io dico che si sono applicati tutti sul lavoro. Oggi era importante, era la nostra prima vera uscita ufficiale, ufficiale nel senso che è una squadra importante, da dieci giorni di lavoro, quindi era anche normale tutto questo, ho notato delle buone cose come altre meno, però siamo qua apposta per cercare di lavorare e migliorare quelle lacune. Mi è piaciuto come sono, sono stati in campo sia il primo che il secondo tempo, eh, una squadra che mi fa piacere che è rimasta nei 40 metri in zona palla ogni volta eh, e questa è una cosa positiva, diciamo che erano sempre abbastanza legati in base alla palla, stiamo lavorando molto in riferimento della palla degli avversari e quindi tutti si sono mossi molto bene. E siamo ripartiti lì dobbiamo farlo ancora meglio però questa è una cosa positiva e comunque era già un clima di partita vera e c'era già questa voglia di voler cercare di fare bene anche se non amichevole con me non ci sono amichevoli, anche le partitine vanno giocate per vincere, loro incominciano a capirle e quello deve essere l'obiettivo da qua alla fine Invece a Francavilla è iniziato un nuovo corso in attesa del ripescaggio in Serie D, per cui manca solamente l'ufficialità. Pierluigi Iervese sarà il nuovo allenatore dei Giallorossi, mentre Francesco Marino il consulente di mercato. È soddisfatto il primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani, per aver portato a termine questa transizione societaria. Sindaco, ci siamo. Il Francavilla è prossimo al ripescaggio in Serie D con una nuova proprietà per poter ripartire, per poter affrontare un campionato che mancava nella storia del eh, Francavilla da tanti anni. Beh, era il 95-96 il l'ultima volta che il Francavilla è in Serie D, ma veniva da una serie di retrocessioni. In verità, l'ultima volta che questa città ha avuto la prima squadra in Serie D è stato l'anno 1976, quindi questo appuntamento manca da 41 anni. Io considero già la squadra ripescata perché è uscita la classifica definitiva, eh, che ci vede terzi. Sono già più di 5 le squadre non iscritte in Serie D, quindi il ripescaggio ormai è cosa ufficiale. Ma la vera bella notizia è Presidente Giacomo Ortolano, che promettono un futuro splendido a questa città dal punto di vista calcistico, e questa cosa mi riempie d'orgoglio e di gioia. Fatemi anche ringraziare il presidente uscente Fabio De Vincenzi, che comunque ha lasciato una società solida, senza debiti, ripescata appunto in Serie D, e quindi anche a lui va un plauso. Sono state settimane intense perché c'è stata anche incertezza, Proleva aveva garantito che insomma i fronti erano diversi. Alla fine, quasi all'improvviso, è sboccato questo imprenditore che era stato accostato in passato anche a Lanciano? In verità per me non è quasi all'improvviso, alla stampa, al pubblico sì è quasi all'improvviso, c'è stato un lavorio continuo, ho dovuto occuparmi di questa vicenda dal primo giorno, l'ho fatto minuto dopo minuto eh, per fare in modo che il Francavilla passasse in buone mani. Erano tante le persone interessate, ma abbiamo visto appunto, abbiamo mh, dato priorità alla solidità, alla serietà e quindi aver trovato ora questa, questa nuova società mi riempie di gioia e d'orgoglio. È stato l'Etiope a a imporsi alla tradizionale gara di podistica notturna di Roseto degli Abruzzi, in una edizione che ha fatto registrare il record delle 800 iscrizioni. Vediamo, che cosa posso chiedere a Dugna considerando che vince sempre? Posso dire che magari stai diventando un maratoneta e che magari queste distanze ti servono anche per fare una buona preparazione a livello di ritmi più veloci? Beh. Eh, veramente ora sto preparando Maratona, e maratona di, campionato italiano di Maratona a Verona. Ma ora stiamo preparando con il mio allenatore e coach Andrea Giocondi 800 metrista, ha vinto Europa e il campionato italiano. Quindi stiamo facendo un lavoro specifico con lui. Qui a Rosseto sei partito subito deciso, hai, hai preso il largo e hai ottenuto... Se non vado errato, la tua miglior prestazione qui sul percorso della notturna. Ma ormai io percorso questo conosco qua a Roseto e quindi ho deciso i primi 5 km sotto 3 al km e ho deciso ha fatto sotto 3 e poi dopo ho guardato indietro e quindi sono andato tranquillo. Ma ha fatto una bella gara. Quindi stai cambiando anche un po' il tipo di preparazione, di allenamento, no? Sì, 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 ci sono i tattichi come devo fare e quindi... Andata benissimo, va bene. Senti, sulla maratona invece che cosa vorresti fare? Perché nelle gare su strada, quelle brevi, almeno in Abruzzo sei praticamente imbattibile. Ma in Abruzzo, diciamo, sì, eh, anche in altre regioni Marche, del Marche, Lazio e Puglia sto facendo le gare su strada, 10 km e mezza maratona. Mo adesso stiamo eh, obiettivo a vincere il campionato italiano maratona di Verona. Oh, io e il mio allenatore abbiamo deciso di vincere eh, titolo eh, campionato italiano. Marathon. Crono, che vuoi fare? Obiettivo: sotto 2 ore e 20. Intorno a 18. Grazie. Con questo servizio si chiude anche l'edizione della notte del nostro telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti domani mattina a partire dalle ore 8, eh, il mattino 6 con la rassegna stampa. Il TG6 torna invece puntuale domani alle ore 14. Tutto, buonanotte.